In questo breve video, un frammento del podcast Contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo 42. Lei vive nel mondo del cinema da bambina, quindi l'ha vissuta tutta la fascinazione del cinema. E quindi, come prima domanda, così le dicevo appunto, tra aneddoti e ricordi, in poche parole, il miglior pregio e il peggior difetto del cinema italiano. Ma intanto diciamo che forse il rapporto assolutamente sano io col mondo del cinema è proprio perché probabilmente non ne ho mai subita la fascinazione. È proprio il fatto di essere nata in una famiglia di cinema che naturalmente mi ha portato a vivere il cinema come qualcosa di molto normale. Io tra mio padre e mio zio non sono stati mai dei frequentatori di festival o di eventi mondani, anzi hanno sempre vissuto, diciamo, il mondo della troupe e del set come qualcosa che era il loro lavoro, quindi per me era il lavoro di mio padre, e questo è un po' il fascino però di questa macchina meravigliosa che è fatta di artisti e di artigiani. Allora, il meglio del cinema è che, come dire, con una macchina assolutamente miracolosa, dal nulla produce dell'eccellenza che poi esportiamo in tutto il mondo. Ma il peggio forse è che alla fine questo tipo di struttura non è riuscita a diventare in Italia, salvo naturalmente che per tutto quello che conosciamo dell'industria, però una, come dire, una corazzata italiana molto sostenuta, invece il fatto di essere stato sempre una macchina un po' troppo, tra virgolette, all'italiana. Quindi prima che arrivassero le ultime leggi, per esempio, eravamo fermi a una legge addirittura del 1963, non avevamo una struttura che ci promuovesse all'estero, quindi quando noi andiamo all'estero dall'Europa si trova sempre prima un film francese e poi un film italiano, anche se paradossalmente l'Italia ha vinto tra i paesi europei, è il paese che ha vinto il maggior numero di Oscar e ha il maggior numero di nomination tra gli europei, quindi a Los Angeles. Tra l'altro posso aggiungere una cosa? A proposito, molti artisti, molte artiste donne dell'arte contemporanea stanno riscoprendo e facendo dei lavori su figure che sono state dimenticate. Mi sono segnata questa attrice viennese che si chiama Hedy Lamarr. Lamarr è una grande attrice. È una grande attrice e che io la conoscevo appunto solo come attrice che va ad Hollywood, ma in realtà era una scienziata e aveva brevettato nel 1942 un sistema di comunicazione che è di fatto il precursore dei nostri cellulari e del wifi, quindi anche delle donne. Sì, è una storia però che è connessa, diciamo, a un'area di altro potere, per cui credo che in quel caso ci fosse qualcosa di connesso anche, non so, a storie legate a servizi e comunque insomma a un ambiente connesso con, non col cinema, ma con un altro tipo di potere. Sì, però ecco, tutte queste figure che, come diceva giustamente lei, sono state adombrate in un certo senso nelle arti in generale, adesso le artiste donne le stanno riscoprendo e ci stanno facendo dei lavori molto interessanti sopra, ecco. Ma le donne hanno sempre cercato di raccontare le altre donne. Il problema è che la differenza che fa poi diciamo la discriminazione in qualche modo è una differenza anche economica, perché come sempre le donne sono tante, ma poi quando si parla per esempio di arrivare alle stanze dei bottoni, arrivare al, diciamo, anche al potere rispetto a una serie di ruoli di comando, spesso fanno i conti con invece una sorta di privilegio assolutamente maschile, che oggi nel mondo del cinema ci sia Cinecittà, che è il secondo marchio nel mondo, dopo naturalmente Hollywood, nel campo dell'industria del cinema, che sia presieduta da una donna, così come recentemente una donna è andata alla presidenza dell'Auditorium di Roma, Parco della Musica, quindi un'altra istituzione culturale molto forte. Personalmente sono contenta che abbiano puntato prima su Piera De Tassis e poi su di me per la presidenza di Fondazione Cinema per Roma. Dunque, voglio il cinema, oltre al rapporto uomo-donna, indagano i grandi temi dell'umanità, del rapporto con la natura, con l'universo, attraverso diversi generi cinematografici, le catastrofi, i viaggi spaziali, producendo geniali visioni come il cinema in questa direzione, cioè quale peso ha il rapporto uomo-natura, per esempio. Una prevalenza assoluta, perché negli ultimi anni tutto il cinema catastrofico, per esempio, che è nato per esigenze spettacolari, però spesso ha prodotto delle storie e anche delle sensazioni che sono
che sono state assolutamente premonitrici di quello che accadeva. Quest'anno abbiamo avuto un soggetto in Italia di un film molto piccolo, scritto da una donna che si chiama Emanuela Rossi, lei è una sceneggiatrice è stata anche regista ed è una storia di un padre che tiene segregate delle figlie senza farle uscire da un lockdown che non si chiamava quando lei ha fatto il film ancora lockdown, ma di fatto questo è, perché fuori c'è un virus che minaccia i pochi superstiti rimasti sulla terra. E questo film, che poi invece si scontra con l'esigenza di queste figlie, soprattutto di una, di uscire e stare a contatto col mondo, è una parabola molto interessante di quello che è successo, solo che lei lo aveva realizzato prima, anche se ci pensiamo, ed è un anniversario quest'anno, anche Blade Runner, cioè Blade Runner parlava di un 2022, mi pare, insomma, comunque di un anno dopo il 2020, cioè ci siamo praticamente, eppure quel modo di raccontare il futuro, insomma, ha avuto un fascino particolare. Oggi sembra quasi, non dico qualcosa di contemporaneo, perché non abbiamo quelle macchine così che volano come fossero appunto dei corpi celesti o comunque dei corpi costruiti per lo spazio, però c'è sicuramente un tema che è una solitudine interiore. Il fatto di vivere il futuro. Un piccolo balzo alla storia: l'industria cinematografica è chiaramente uno dei settori della società contemporanea e grande peso ha avuto nello sviluppo delle relazioni internazionali del secondo dopoguerra. Sì. Ho visto un servizio dove Cinecittà divenne il centro di produzione mondiale anche grazie all'utilizzo del piano Roosevelt. Ecco, e quindi quali elementi economici o politici hanno poi avuto maggior peso nell'indirizzare determinate produzioni? Quando dico cinema è arte, ma è anche industria, poi entra in un'ottica di scambio internazionale che è fortissimo. E comunque diciamo che la cultura e lo spettacolo italiani hanno una valenza molto forte nel mondo. Basti pensare che il film che ha vinto l'Oscar, Parasite, che diciamo, sappiamo è un film coreano, e che aveva vinto al Festival di Cannes, per esempio, a un certo punto ha dentro una canzone di Gianni Morandi, il quale si è sorpreso per primo di trovarsi dentro una cosa di questo genere, ma perché il padre del regista era un appassionato di musica italiana leggera e quindi lui ha voluto fare questa citazione ricordandosi che a casa c'aveva i 45 giri di questa canzone di Morandi. Ma questo è un episodio piccolo piccolo che però dà la misura di quanto poi a volte anche un particolare faccia. In Contemporaneamente trovate i dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.